Associazioni di medici, psicologi, assistenti sociali, giornalisti, sindacati, ANCI, UNCEM, prefetture, magistrature, forze di polizia, ASUR, garante dei diritti, Corecom. Sono 65 le istituzioni che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per la rete volta al contrasto del fenomeno della violenza di genere nelle Marche, dove negli ultimi due anni le risorse volte al contrasto sono passate da 100.000 euro a 1.300.000 euro. Oggi abbiamo anche condiviso un importante risultato, e cioè quello di aver introdotto una settimana fa, e siamo tra le prime regioni d'Italia, l'esenzione ticket per le donne che subiscono violenza. Un codice rosa che garantisce non solo l'annominato, ma la presa in carico immediato da parte proprio di un'equipe, non solo di medici, ma proprio un'equipe multidisciplinare. Nel 2016 sono state oltre 400 le donne che hanno chiesto aiuto, e di queste colpisce innanzitutto il profilo. Sono donne italiane, oltre 300 di queste sono appunto di cittadinanza italiana, oltre 150 sono almeno diplomate, gran parte di esse hanno anche figli minorenni. Abbiamo visto un significativo aumento degli accessi da parte delle donne vittime di violenza. Sicuramente questo è dovuto anche al forte lavoro di sensibilizzazione. Le donne iniziano a prendere maggiore consapevolezza, fanno anche delle richieste molto espresse al centro antiviolenza, quindi magari chiedono direttamente il supporto psicologico o richiedono di poter avere un colloquio con un'avvocata. Questo vuol dire che già le donne arrivano con un bisogno espresso, e questo è molto importante proprio perché noi lavoriamo a che la donna possa essere autonoma e libera di esprimere i propri bisogni e di ottenere quello che in realtà è un loro diritto. Dai dati statistici si vede la forte incidenza nei 417 casi di intervento e soprattutto nei casi di utilizzo di forme di protezione della donna in case protette. Quanti minori sono stati collegati, sono stati collocati in comunità insieme alle donne. La violenza assistita è sicura fonte di gravi forme di disagio. Oggi noi abbiamo una rete ben articolata, si sta mettendo a sistema quindi la presenza di tutti questi centri antiviolenza, case rifugio che sono aumentate, addirittura noi abbiamo sul nostro territorio regionale quella che è una delle forme nuove, anche di cui ha parlato la ministra Boschi, che è quello della semiautonomia. Una di queste case per esempio è ad Ancona. Come CGL, CISL e UIL riteniamo importante essere nella rete. Noi abbiamo anche firmato un protocollo d'intesa per combattere la violenza nei luoghi di lavoro.